Amici di Lombardia Notizie Online, siamo a Milano in stazione Cadorna, dove da alcuni giorni è entrato in servizio il primo treno rinnovato del Malpensa Express. Un rinnovo che ha interessato gli interni, quindi i sedili e gli arredi, e anche la livrea esterna. Entro fine anno tutti i 14 convogli che effettuano il servizio tra Milano e l'aeroporto internazionale saranno riqualificati. Ascoltiamo l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, il direttore commerciale di Trenord, Leonardo Cesarini, e il direttore operativo di Trenord, Giorgio Spadi. L'idea è di offrire un servizio qualitativamente, anche quantitativamente, sempre migliore. Ovviamente abbiamo pensato, lo sapete, con i nuovi treni stiamo rinnovando metà della flotta di Trenord, un pensiero e un intervento particolare anche per quanto riguarda il Malpensa Express, che fa, lo sapete, è un treno che fa un servizio speciale, un collegamento con il principale aeroporto lombardo e tra i primi tre aeroporti italiani in grande ripresa, tant'è che abbiamo superato gli 11.600 passeggeri giorno, per darvi un'idea di quanto anche il servizio sia ovviamente apprezzato e soprattutto quanto il treno sia diventato il mezzo migliore, tra i mezzi migliori per raggiungere l'aeroporto di Malpensa. Lo sapete, la flotta era costituita da treni, metà della flotta da treni molto vecchi che avevamo ereditato da uno dei due soci, da Trenitalia. Regione Lombardia, con un investimento straordinario di 2 miliardi e 200 milioni, ha deciso di rinnovarla. Non solo rinnovare metà della flotta, ma aggiungere anche nuovi treni in vista di quelle che saranno le Olimpiadi 2026. L'obiettivo è di far viaggiare veramente bene i nostri cittadini, migliorando, lavorando molto anche sulla puntualità, lo sapete, la stiamo guadagnando di giorno in giorno. Il Malpensa Express è ovviamente una punta di diamante, sfioriamo il 92% di puntualità quando si parla del Malpensa Express. Ci stiamo lavorando anche sulle altre tratte, è un lavoro che va fatto in sinergia però con RFI, poiché non si può avere solo i treni belli su cui far viaggiare, ci vogliono anche i binari decenti e soprattutto i binari necessari per far viaggiare bene i nostri utenti. Fortunatamente il periodo Covid è alle spalle, il Malpensa Express con le sue 145 corse ha cominciato chiaramente grazie agli arrivi dell'aeroporto a riprendere, a macinare numeri importanti, siamo a circa 11.000 passeggeri giorno e quindi ci proiettiamo verso i 3 milioni e 200 persone l'anno. 10 anni dalla messa in servizio di questi treni, abbiamo fatto un intervento sia sugli interni che sugli esterni per rendere il treno più confortevole. Abbiamo innanzitutto rifatto i sedili, come si può vedere sono completamente nuovi, in pelle ecologica, resinato i pavimenti e tutta la pellicola esterna con la nuova livrea che ricorda anche i nuovi treni. Un intervento che vale circa 80.000 euro a treno, quindi per un investimento fatto da Trenord di 1.100.000 euro sui 14 treni del servizio Malpensa Express. Proseguono dunque gli investimenti di regione per migliorare il servizio ferroviario regionale. Con questo è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito lombardianotizie.online e sui nostri canali social.